Reggio Calabria, il giro della città metropolitana, ripartono le grandi corse in Calabria. Sì, dopo 12 anni come città metropolitana abbiamo voluto far ripartire una classica del ciclismo, una classica storica, il giro ciclistico della città metropolitana. Ricade nel 50° anniversario dei Bronzi di Riace, per questo abbiamo voluto che la gara partisse da Riace per poi attraversare la costa del Gelsomini per salire in Aspromonte, al Parco Nazionale d'Aspromonte, per poi scendere sul Tirreno, Cittanova, Taurianova, Polistena, Cinque Frondi, Melicucco, Rosarno, Gioia Tauro, dal retroporto di Gioia Tauro, per poi arrivare su Palmi, Bagnarascilla, nella Costa Viola, per entrare nella città di Reggio Calabria. La gara si concluderà sul lungomare monumentale Italo Falcomatà, all'altezza dell'Arena dello Stretto, sotto lo sguardo attento della Dea Atena. È una gara storica che per la prima volta è stata fatta nel 1920, grazie al Sporting Club 1917. Hanno partecipato e vinto i più forti del ciclismo a livello mondiale, da Guerra a Coppi a Bartali, a Moser, a Saronni, a Argentin, l'ultimo è stato Viviani, che oggi era qui e domani partirà con il numero 1 perché è l'ultimo vincitore. Mi auguro che questa gara possa essere un momento di sport, di promozione del nostro territorio, delle nostre bellezze, sport, cultura, turismo. Questo è un mix vincente per il nostro territorio e su questo come città metropolitana stiamo investendo e mi auguro che quest'anno è arrivata la 60ª edizione, un altro anno la 67ª edizione, che si possa essere sempre ogni anno organizzata. Lo stiamo facendo come città metropolitana perché l'abbiamo presa come istituzione affinché questa possa essere fatta per ogni anno.